Allora, oggi, per gioia di alcuni, ma c'ho poco tempo, quindi ritorno a parlare un po' di esoterismo, spiritualità, metafisica. Perché? Perché avevo preso un video di addirittura 11 anni fa di Galimberti con Guzzi che parlavano di nichilismo, di qua e di là. Così, volevo ritornare un po' per alleggerire dopo tutto, anche se non si è alleggerito niente, però mi riferisco al discorso pandemico di qua e di là. Prima di fare questo, permettetemi due appunti che non c'entrano niente, o meglio, tutto, come dico sempre, tutto c'entra sempre. E cioè, nel senso, così mi riattacco pure agli ultimi video e facciamo un passaggio uno strappo meno forte. Allora, e lei chiudo subito. Guardate questa news dell'Epoch Time. John Hopkins University, possibile vaccinazione con tampone di cotone. Ha dichiarato, dichiarato la riluttanza a vaccinare sono le prime 10 principali minacce. Le indagini attuali mostrano che questo continua a diminuire. Separatamente, uno studio della John Hopkins University mostra che le persone potrebbero essere vaccinate. E questa roba qui è pericolosissima perché noi, almeno un paio d'anni, chi non si vuole vaccinare, riuscirà sempre con maggiori problemi e pressioni a evitarlo, ma il tampone è difficile. Io già adesso, se vado a vedere i voli per l'Italia, mi devo fare, almeno scrivono, poi si deve andare a verificare, che mi devo fare il tampone all'andata e al ritorno, magari per scoraggiarmi, intanto per adesso, poi magari sarà. E quindi uno dice, vabbè, non ti vuoi vaccinare, vabbè, ma il tampone, mica ti stiamo iniettando qualcosa. Quindi questa è una cosa molto pericolosa. Un'altra cosa che non c'entra niente, e mi raccomando, non ci speculate, ritorno un attimo su Draghi, ma solo per farvi capire una cosa, questo non significa che io voto Draghi qua e là, che io ho sentito sempre dire che Draghi ha abbandonato il keynesismo, vabbè, e invece sentite qua. Storia. E invece che le decisioni destinate ad avere un impatto duraturo e positivo sono basate su un lavoro di ricerca ben condotto, su fatti accuratamente accertati e sull'esperienza accumulata. No, scusate. Qualche esempio. Il sistema Scusate. create le istituzioni finanziarie senza le quali non potremmo oggi cercare di governare le conseguenze della globalizzazione. Quel sistema non sarebbe mai nato senza la incessante ricerca empirica condotta durante la guerra da un grande economista, Ragnar Nerkes, e senza l'esperienza e la visione di John Maynard Keynes. Quindi avete capito, cioè un conto è fare veramente populismo, keynesiano, allieve, mo non è più. Insomma, seguite certe cose, lui parla di conoscenza, coraggio, umiltà, faccio vedere. Chiudo qua il discorso e andiamo a quello il tema veramente. Adesso nichilismo, io volevo dare una mia visione, magari fuori dal mondo, magari opinabile, magari di tutti i tipi. In questo caso Galimberti dice che cos'è il nichilismo? Dopo arriviamo, giusto per lanciare il concetto. Pensate ancora di trovare un senso nella vostra vita e ad avere un Ecco, se voi credete che pensate di avere ancora un senso. che il tempo che voi vivete è ancora un tempo fornito di senso. Questa categoria del senso è ciò che vi tiene fuori dal nichilismo, ma il nichilismo è già arrivato ad abolire qualsiasi forma di. Questo poi lo vediamo. Adesso io prendo alcuni pezzi di tre miei monologhi. Che da quando è successo il discorso della pandemia, l'unico modo per cui parlo di certe spiritualità, esoterismo, un percorso, lo faccio nei Buongiorno la mattina su Facebook ogni giorno con delle frasi più o meno lunghe o concetti e sui monologhi. Parentesi, siccome 2 mesi fa passai, ma con un incrocio piccolo, stavo per scattare l'arancione, accelerai. Era notte, c'era la polizia dietro, ma la faccio breve, insomma, un punto alla patente, 100 euro di multa. Poi ti arriva a casa, dopo 2 mesi non arrivava, dopo 2 mesi è arrivato il foglio, la multa non è 100 euro, è 219, i punti non c'è scritto, non lo so, e devo consegnare la patente per un mese, da adesso a maggio mi posso scegliere il tempo, e non, mi bloccano per punizione.
E quindi non posso andare a fare i monologhi di qua e di là. Quindi mo cercherò di farne un paio, uno domani, un altro qua, poi li dissemino in questo mese. E torno adesso, torno ai monologhi. Vedi, mo tutto sto preambolo già mi ha levato 5 minuti, io con 15 minuti, vabbè, farò altri video, magari faccio prima e seconda parte. Allora, lui dice non c'è un senso. Guardate cosa dico io in questo monologo dell'ottobre 2019. Poi ve li metto tutte e tre. La maggior parte degli addormentati diranno naturalmente di avere uno scopo e di seguire una direzione definitiva. Se un uomo si rende conto che non ha uno scopo e che non va da nessuna parte, è segno che si avvicina al risveglio. Ecco, avete capito? Poi ve lo metto, ve lo continuate a vedere. Questo era per dire. E qui quoto, ovviamente, Galimberti. Adesso sentiamo cosa dice. Poi vi dico dove voglio andare a discutere. Senso. E in questo senso, questa volta diciamolo in questa espressione linguistica, è il più inquietante degli ospiti, inquietante perché c'è già, gira già in mezzo a noi e ancora non è avvertito. In un altro passo Heidegger dice che il nichilismo già si aggira per la casa ed è inutile metterlo alla porta, bisogna guardarlo per davvero in faccia. La parola nichilismo è stata introdotta da Turgenev nel 1800, ma è diventato tematico con Nietzsche. Nietzsche lo definisce così: nichilismo, due punti. Manca lo scopo, manca il perché. Tutti i valori si svalutano. Ecco, questa è la definizione nicciana. Ma Dunque, voi che i mi valori si spiego. svalutano, dal mio punto di vista, non ha una grande rilevanza, nel Esatto. senso che cosa sono i valori? I valori sono dei coefficienti che tengono insieme una Esatto, società senza adesso io vi coefficienti faccio vedere, non poi ha vado dei nel mio valori. discorso. I valori. Eccolo qui, questo, io lo dico qui, guardate. Poi vi metto il. Io li chiamo morali questi valori, che non hanno nessun senso. Aspettate, scusate se non capite, ma è un cappello. Noi prepariamo un socialismo magico, le persone amano parlare di morale, ma la morale è semplicemente un'autosuggestione, ciò che è necessario è la coscienza. Noi non insegniamo una morale, insegniamo come si può trovare una coscienza. La morale e la coscienza sono cose ben diverse, una coscienza non può mai contraddire un'altra coscienza, mentre una morale può sempre contraddire e negare un'altra morale. Le morali si distinguono reciprocamente. Più un uomo è morale, più egli stima l'immorale, gli altri uomini che sono morali in modo differente. Si può dire che per l'uomo soggettivo il male non esiste affatto, esistono per lui soltanto differenti concezioni del bene. Nessuno fa mai deliberatamente qualcosa per servire il male, ognuno agisce per servire il bene, come egli lo intende, ma ognuno lo intende in modo differente. Per conseguenza gli uomini si sbranano e si massacrano fra di loro per servire il bene. Ok, ve lo vedete dopo. Questo è l'altro invece, giusto per farvi vedere che noi una nuova forma di pensiero. Questi ve li vedete tutti qua. Adesso dove voglio arrivare? Un discorso, è un pourparlers, giusto per. Adesso la luce qua. È un pourparlers, giusto per. Allora, pardon, le morali variano, ma proprio ad ammazzarci, sì. Cioè, prendo un esempio a caso. Una volta si faceva il baciamano, chi non faceva certe cose era una bestia proprio fuori dal mondo. Oggi uno che fa il baciamano dice, ma che fai, scemo?
Ma c'è stato pure un momento in cui una parte continuava a avere quello, ecco lo scopo, ma quelle variano, no? Vabbè, non dico niente di assurdo, questo video è giusto per fare una riflessione e per farvi vedere questi tre monologhi che sono molto, a mio avviso, profondi concettualmente. Quindi, pardon. E qui parlavo di nichilismo. Nichilismo cos'è? A me, adesso arriviamo, perché io voglio arrivare pure al punto di oggi, perché uno mi può dire, Luigi, ma qua ci sta per licenziare tutti, i vaccini, sta, e tu stai parlando di queste cose. No, perché voglio poi arrivare a quello, chiaramente, se no che facciamo? Non faccio discorsi come questi, che, non figurati, ma bisognerebbe chiedere a, sia a Galimberti che a Cucci, quando è che l'uomo non è nichilista secondo loro? Ci spiegassero, perché il nichilismo da dove nasce? Io, per me la, io, a me mi fa pena tutta quella gente che scrive sotto sti complottisti beige, ma l'italiano non capisce niente, tutti imbavagliati, tutti massacrati. A me, no, io ci feci un video 2 anni fa, basta prendersela con queste cose. Noi, l'umanità, fa quello che gli si di, che gli dice, passatemi il termine, è brutto dirlo in un momento di risveglio individuale, il pastore. Che non è, è neutro, cioè arriva il Cristo, molti seguono, è male? Non penso. E non parlo della religione cristiana, parlo degli albori, dei concetti che ha portato il Cristo. Io lo chiamo Cristo e non Gesù. Perché? Perché, e lì c'è una disputa pure a livello teologo, e lì nasce poi pure il cristianesimo, cioè è Dio dalla nascita. No! Gesù non è nato Dio, è nato con certe caratteristiche, rientriamo con i discorsi astrali di qua di là, e chi lo sapeva, vedi, rimettendoci alla novella, i magi di qua di là. Ma non è che come hanno cercato di spingere, da bambino facevi prodigi. No, il Cristo è divenuto. Quindi non lo era la nascita. Un libro che vi ho citato una volta, molto interessante, lo comprai tantissimi anni fa, La fede di Gesù Cristo, si chiedeva, ma il Cristo aveva fede? Voglio venire al dunque. Allora, perché non lo era alla nascita e gli ci è voluta tutta la vita per diventarlo. La parola divenire, che è una delle parole chiave dell'epistola, è rigorosamente associata a Gesù, è quello che lui è essenziale al suo essere, alla sua missione. D'altronde aggiungo io, lo stesso nome Yahweh significa colui che diviene, comunque stando discorso. E qui tutte le epistole in cui lo spiego, vedete, l'1.4, il 2.7, cioè divenuto superiore agli angeli, divenire sommo sacerdote misericordioso. Il Cristo non si è attribuito da sé la gloria di divenire sommo sacerdote, l'ha ricevuta. Portato fino alla sua realizzazione, divenne per tutti quelli che gli obbediscono causa di eterna salvezza, divenuto sommo sacerdote per l'eternità, divenuto il garante di un'alleanza superiore, divenuto elevato al di sopra dei cieli. Il divenire, il segno permanente della condizione umana, esprime ciò che di più profondo c'è nel Cristo. Divenire che è tutt'altro che l'accesso a una funzione. L'inaugurazione di un ruolo, ma che è il fondo stesso della sua esistenza. Mutazione spirituale, osa scrivere Vanoie. In effetti la parola si impone quando si vede in cosa, secondo l'epistola, consiste questo divenire. È l'obbedienza appresa nella sofferenza, 5,8 il passo del Vangelo, è la supplica disperata con alte grida e lacrime, l'offerta della preghiera e della supplica a colui che poteva salvarlo dalla morte. Questo gli ha valso infine di essere esaudito attraverso la morte stessa, di gustare la morte per ogni uomo perché ogni uomo possa accedere alla sua glorificazione. Gesù realizza in pienezza la legge essenziale della nostra umanità, diventa quello che fa di lui l'esistenza che vive, l'esperienza che prova, contemporaneamente porta alla perfezione il gesto religioso col quale in tutte le religioni l'uomo cerca di trovare Dio attraverso la sua esistenza nel mondo. L'offerta, supplicare, soffrire, obbedire, offrire può essere che la fede sia assente da tutto ciò, forse occorre interrogare, va bene. Ok, questo ve l'ho detto dove, perché vedi, è lungo, forse faccio 2 puntate. Quindi noi siamo, non è che l'umanità è diventata consumistica perché è nato dentro di lui, perché ce l'hanno portati con questi surrogati, questi maestri hanno fatto un surrogato, adesso in ottava bassa possiamo parlare di mode.
Cioè noi, non è che noi siamo divenuti frivoli, la Milano da bere negli anni Ottanta, perché siamo stati lasciati allo stato brado in un'anarchia e l'uomo ha un'evoluzione o un'involuzione, andiamo avanti così. Ci hanno portato a fare questo. Voi direte, vabbè, ma si dovevo opporre, ma questo lo possono fare solo le punte di diamante. Ecco perché se la punta di diamante è pura, l'umanità, vuoi o non vuoi, va, perché gli dai l'input, risuona. Poi esistono proprio quelli che gli serve proprio spingere in modo ma è quello. Quindi il nichilismo, la metafisica, Guzzi dice tutta la metafisica è nichilista. Non è vero, perché la metafisica, per me, c'è una branca della metafisica che io definisco mistica. Mistica è parente della metafisica. Ciò che è morto, quando Nietzsche dice morto Dio, non è morto Dio metafisico nel senso mistico, è morto la spiegazione logica mentale che gli si era data fino a quel momento. Vedi la religione cristiana o le altre religioni rivelate, che poi sono tutte ingiambate, lo sappiamo. Quindi state da scinderle le due cose, il messaggio del Cristo e la religione cristiana tutta, cattolica compresa. Quindi noi siamo dove ci stanno portando. Non te la puoi prendere con un uomo. L'uomo tende a fare quello che vede, magari non riesce, vede negli altri. Se c'è stato un periodo in cui tutti, che ne so, ma non è quello significa bene, andavano a messa, facevano beneficenza, lo facevano tutti, non eravamo nichilisti. Oppure, che ne so, un uomo che è felice senza avere nessun ideale, niente, alleva i figli, c'ha la casa, deve arrivare a avere quella pace e per lui è felicità. Quello, uno dice, ma quello è nichilismo, ma aspettate, è vero come diceva Van Gogh che l'uomo non sta sulla terra per essere felice solamente, anzi ce l'ho scritto qua, per il concetto preciso, non sta sulla terra solo per essere felice. L'uomo non sta sulla terra per essere felice, neppure per essere semplicemente onesto. Vi si trova per realizzare grandi cose per l'umanità e andare oltre la volgarità in cui si trascina l'esistenza di quasi tutti gli uomini. Adesso, perché ho messo dentro nichilismo, felicità, pastori, passatemi il termine. Allora. Chi è che stabilisce cos'è nichilismo e cosa non lo è? L'abbattimento della mistica che può avere un uomo in connessione mistica non è mai nichilismo, non potrà mai essere cancellato. Ma chi ce l'ha sta roba? Tutti? No, pochi. E allora, se le masse sono nichiliste è perché le punte di diamante lo sono volutamente o non lo so per quale motivo, ok? Quindi cos'è che muove l'uomo e verso dove? Chi stabilisce che un fine è nichilista e uno no? Perciò dicevo prima, ci dovete spiegare cos'è, come dovrebbe, che cosa dovrebbe fare l'uomo per non essere nichilista, perché nessuno ne parla, ma basterebbe rispondere a sta cosa e lì si capirebbe che non stanno tutti fuori strada, perché ognuno, e torniamo alle morali, ha la sua. No, dovrebbe fare un'evoluzione di fratellanza, chi l'ha detto? Magari uno vede in una concezione piramidale dell'umanità la cosa più giusta. Quindi il nichilismo è una deduzione di una morale o di una visione che ha un uomo. Quindi tu dici, ma che fate? Veramente metto in discussione tutti i temi di Heidegger, tutti quanti, compresi questi che stanno parlando contemporanei, che lo lineano analizza. Il nichilismo
Chi lo stabilisce? Dov'è che stiamo? E in più, se è papale, perché ci sono cose che sono papali, immagino che uno si alza solo per soddisfare le sue cose carnali, è chiaro che quello... Ma, e rientriamo al discorso di prima, chi ce l'ha portati? Qualcuno ce l'ha portati. Non è che noi siamo diventati consumistici e tutto quanto perché ci siamo alzati una mattina. Tutto quello che ha fatto l'umanità ce l'ha portata i pastori. I pastori possono essere chi ha una visione, un idealismo, fosse anche politico, di qualunque genere religioso. E come dicevo nel monologo, nessuno fa del male volutamente. Non è che qua si alza uno, ammazziamo tutti, depopoliamo la popolazione perché voglio vederli soffrire. È impossibile. Ci sarà uno, ma questi vanno in galera, passano nella storia, che ne so... Jack lo squartatore, quello là ancora tassano la stoma, quando ne è? 0,01%. Quindi, perché tutto sto discorso? Come dicevo prima, ma qui noi abbiamo problemi di risolvere, qua vi ho detto, qua mo sono problemi grossi. Perché dobbiamo tutti quanti cercare di capire dove, cosa, cos'è, dov'è la direzione realmente giù? E qui si aprono milioni di strade. Non è possibile, non c'è una direzione, non esiste un punto per dire se andiamo tutti lì allora va bene tutto. Non esiste, perché tutto ha un risvolto di tutto, c'è un qualcuno arriva sempre a dire no, perché dopo se andiamo lì non facciamo qui, di qua, di là. Quindi si tende ad essere non nichilisti quando l'uomo fa qualcosa per la divinità non della religione rivelata, ma della sua connessione mistica quando la ha. E a quel punto non deve aver giudizio. Io dissi una cosa fortissima in un mio video, come si approccia al divino, vi spiego come si approccia al divino e vivere in simbiosi con esso. Perché l'uomo non può avere la presunzione di sapere cosa è bene e cosa è male. Lo può solo captare nella metafisica e nella mistica. Che poi sbaglia e fa un macello. Sbaglia chi lo dice. Questi sono giudizi che si fanno dall'altra parte. Questo era il concetto basilare. In poche parole, detto terra terra, che proprio tu dici ma non c'entra niente. Sì, c'entra, l'hanno detto un'ottava bassissima. Susanna Tamaro fece un libro ridicolo, poi non ha fatto più niente, ma azzeccò una cosa incredibile, il titolo, solo il titolo, poi il libro non vale niente. Va dove ti porta il cuore e sta tutto là. Se ti porta a sbagliare sapendo che la mente dice ma dopo devi sbagliare, quando quella è secondo me la direzione non nichilistica, singolare, e diventa poi globale. Perché vi dico questo? Perché stiamo in una situazione in cui dobbiamo andare per cercare di affrontare, non uscirne, questa situazione che si sta creando, questo attacco all'umanità, perché è un attacco all'umanità. Bisogna ripartire da lì, perciò io insisto sempre sulla mistica, sulla metafisica, sull'esoterismo e la spiritualità. Prima erano all'ordine del giorno i miei video, li potete rivedere dal primo. Poi è successo sto macello che qua ci dobbiamo, come ho detto prima, mica possiamo stare a parlare di come, almeno in chiave come ne parla sta gente. Ecco, vabbè, sono passati i minuti. See you later.